professori per questo incontro che Antonio Variante credo abbia presentato benissimo, e cioè un riappropriarci, anche con un pizzico di orgoglio, della nostra voglia di costruire insieme prospettiva e sviluppo per la nostra terra. Lo dico con quella sobrietà che ha cominciato dal presidente Bassolino in questi anni, nella mia e nostra in provincia esperienza amministrativa abbiamo usata, e se Antonio Bassolino non si dispiace, abbiamo copiato il copyright, come fa lui, non abbiamo mai una sola volta annunciato il giorno prima cosa pensavamo di fare il giorno dopo, ma sempre 5 minuti dopo con orgoglio abbiamo presentato quello che abbiamo fatto. Questo credo sia lo stile, lo dico rivolgendomi a tutti gli amministratori presenti, anche i consiglieri regionali, c'è Beppe Stellato, visto in sala Nicola Caputo, che saluto con particolare affetto, ho visto i tanti assessori dell'amministrazione provinciale e consiglieri provinciali, rappresentanti di territori diversi, ho visto tantissimi sindaci per i quali tra l'altro abbiamo anche lavorato, come diceva Variante, in questa mezz'ora di attesa su temi e questioni di merito che sono nel rapporto tra le diverse istituzioni in filiera. Vedo tantissimi consiglieri comunali, amici e amici che dentro le nostre esperienze, dentro i nostri staff, dentro la nostra vita quotidiana conoscono e sanno che cos'è la vita di tutti i giorni medi. Io dico, noi ce ne riappropriamo e lo facciamo con sobrietà, ma dicevo con orgoglio, e dico anche consapevoli che siamo chiamati ad un passaggio politico importantissimo, che è quello che diceva Antonio Valerio. Noi riaffermiamo e in questi prossimi giorni di campagna elettorale sosterremo con sempre crescente vigore che noi siamo consapevoli che siamo la classe dirigente di questo territorio, che sappiamo stabilire le necessarie intese e sinergie per realizzare gli obiettivi che condividiamo e che riteniamo che questa sia una cifra caratteristica del nostro modo di fare politica, come ripeteremo a Walter Veltroni dopodomani a Caserta, quando passerà anche dalla nostra città, e la prossima settimana. E lo voglio dire perché quelli che stasera possiamo condividere tra noi sono fatti. Io desidero pubblicamente testimoniare il raccordo e l'impegno che insieme con le istituzioni locali, i comuni e quelli a noi subordinati, la regione, il governo, abbiamo saputo realizzare. Devo dire, non mi è difficile, presidente Bassolino, perché vado quasi a leggere la cronaca di queste ore, alle 13 di oggi, con un lungo lavoro operoso, silenzioso, da molti ritenuti impossibili, improbabili, incredibili. La città di Caserta, sindaco Pettenuti in testa, vice sindaco Gianfranco Lois, forte anche, come abbiamo ricordato oggi sorridendo, nel bonus della sua lunga esperienza al governo della regione. Abbiamo siglato col governo della Repubblica, con la provincia e con la stessa città di Caserta, grazie ad un cospicuo investimento di regione e campagna, l'atteso finanziamento per la riorganizzazione e sistemazione urbana di Caserta capoluogo e la realizzazione del parco della unità d'Italia. Cioè, oggi la incontro nel pomeriggio per la seconda volta nello stesso giorno, dopo essere stata con lei e con il presidente De Francisis al palazzo di governo della regione a sottoscrivere, come ha ricordato il presidente, un atto storico per il nostro territorio, che è il protocollo di intesa per la realizzazione del parco dei 150 anni e del parco del Manico. Un traguardo storico che la mia comunità ha atteso per oltre 10 anni, un traguardo peraltro che interessa l'intera conurbazione e non soltanto la città di Caserta, e che in quest'ultimo anno da sogno si è trasformato appunto oggi in realtà. Non più di 9 mesi fa cominciarono i primi approcci di questa vicenda che si è conclusa oggi parlando di cose concrete, perché oggi abbiamo parlato di denari, amici cari, e quando si parla di denari si stabilisce chi fa che cosa, e quando tira fuori allora ci siamo, e per il Manico ci siamo. Questo è il segno che i cittadini possono e devono avere fiducia di queste amministrazioni, perché sono amministrazioni che lavorano sodo, magari anche senza suonare fanfare, magari aspettando, come opportunamente ha ricordato il presidente De Francis, di aver fatto prima di annunziare ciò che si è fatto, e magari trascurando anche
il fuoco incrociato di opposizioni che sparano a zero contro tutto, perfino contro la Croce Rossa. Andiamo avanti, facciamo fatti, portiamo risultati. Questo insegno anche che la filiera istituzionale che ha dato luogo a questo risultato, perché non dimentichiamo che si sono messi insieme il Ministero dei Beni Culturali nella persona del Ministro Rutelli, la Regione Campania detta dal Presidente Bassolino, la provincia guidata dal Presidente De Francisco e il Comune di Caserta per fare questo risultato. Ebbene, questa filiera istituzionale a cui qualche volta qualcuno ha tentato di ridere funziona ed è la ragione per la quale i cittadini possono e devono continuare a darci fiducia. E ce la devono dare perché davanti a noi ci sono anni prodighi di possibili risultati. Caserta è autorità di gestione per la prossima gestione 2007-2013 dei fondi europei e si coordina già pur nella propria autonomia con le città di minore rilevanza che pure vogliono far sistema e con la regione e la provincia che hanno responsabilità di programmazione, di coordinamento e di raccordo tra gli enti locali. Noi abbiamo gettato i cardini di una collaborazione proficua che può cambiare radicalmente la prospettiva di sviluppo di questo territorio. In questo senso, e non voglio fare adesso la lista della spesa, le questioni che andiamo a affrontare e che già la settimana scorsa abbiamo discusso numerose all'assessorato ai trasporti, rappresentato qui dall'assessore Cascetta, sono tutte questioni che sappiamo essere cruciali per il nostro territorio. Io faccio soltanto un cenno adesso, faccio un cenno alla stazione della metropolitana di Caserta Est, al trasferimento della stazione centrale di Caserta, per liberare la prospettiva della Reggia, all'accordo di programma che stenderemo con la Regione e le Ferrovie dello Stato per l'uso dell'area attualmente occupata dal deposito delle Ferrovie dello Stato. Ancora una volta Regione, Provincia e Comune si mettono insieme per lavorare sodo e per conseguire risultati straordinari con una temporizzazione, amici, che è realistica perché si conta da qui a 18 mesi di vedere compiute le prime realizzazioni.